Bobbiani è una postazione ospedaliera territoriale che risponde alla sperimentazione di Regione Lombardia. È uno dei due ospedali che sono nati sui territori con la funzione specifica di fare tutte quelle attività che è più conveniente vengano realizzate piuttosto che nei grandi ospedali, nei piccoli centri come il nostro. Qui da noi ci sono specialità di tipo ambulatoriale e ci sono specialità invece che vengono svolte nel reparto a tutti gli effetti tali quali per esempio la dialisi che abbiamo qui alle nostre spalle, oppure attività di fisioterapia, di odontoiatria e fra l'altro ci sono 30 posti letto per specialità post acute e 20 posti letto POT che sono destinati specificamente alla nuova attività che partirà proprio dal 1° di gennaio. Gli specialisti con i quali collaboriamo vengono da esperienze diverse, sia di grandi centri specialistici sia da attività ospedaliera e portano qui la loro esperienza, la loro professionalità. Operiamo in presenza del Servizio Sanitario Nazionale e operiamo anche in forma privatistica e offriamo i nostri servizi a tutti coloro che sono sul territorio con queste specifiche peculiarità. Saremo pronti per fare interventi in sala operatoria, interventi che per quanto mi riguarda di chirurgia vascolare e chirurgia delle vene, sono interventi che verranno effettuati in regime di day surgery o di chirurgia ambulatoriale. Ci proponiamo di fare interventi anche all'avanguardia utilizzando le più moderne attrezzature da un punto di vista chirurgico e anche strutturale. Siamo un gruppo che operiamo già in diverse strutture con una lunga esperienza e ci proponiamo di cercare di fare un gruppo importante, vista questa struttura, dalle grandi potenzialità e per dare una risposta ai bisogni della popolazione della zona di Cremona. È un reparto con 30 posti letto per pazienti subacuti. Sono pazienti che accedono a noi dopo che hanno un evento appunto acuto. I nostri pazienti provengono dall'ospedale di Crema, di Cremona, dal pronto soccorso delle due strutture e dai medici di base nel caso ci fosse la necessità. Rimangono con dei tempi di degenza dai 30 ai 40 giorni al massimo. Dopodiché la nostra assistente sociale si preoccupa di collocare i pazienti nelle varie riabilitazioni o nelle case di riposo oppure al domicilio nel caso ci fosse la famiglia che li riceve. I pazienti e anche i familiari quando arrivano qui da noi sono molto stupefatti dalla nostra struttura perché è molto accogliente, i muri sono nuovi, c'è tutto di nuovo. Sono soddisfatti anche soprattutto dell'assistenza che abbiamo.